Niente più sistema elettrico per azionare le campane. Si torna al sistema manuale nella chiesa arciprebiterale plebana di Casnigo. Sabato 2 e domenica 3 ottobre, infatti, i maestri campanari bergamaschi eseguiranno concerti d'allegrezza e a distesa. Quello che andiamo a festeggiare sarà l'inaugurazione del ripristino del sistema manuale. Le campane erano state convertite in un sistema elettrico, adesso è ritornato il sistema manuale. Questo intervento è stato sponsorizzato dalla Federazione Campanari Bergamaschi, che ha creduto di poter riproporre questa musica manuale coinvolgendo anche due o tre ragazzi di Casnigo, per cui possiamo coniugare il passato con il presente. Casnigo ha sempre avuto una tradizione centenaria di suonatori, sia di baguette che di campane e campanine, addirittura con dei compositori di queste musiche. Possiamo ricordare Cattaneo, Perani, per cui c'erano un buon numero di questi autori che componevano queste sonate. Un legame con il passato che la Federazione Campanari Bergamaschi si propone di tutelare, catalogando, proteggendo e ripristinando gli impianti manuali ancora esistenti nella provincia. Tra gli anni 70 e il 2000 si sono persi moltissimi campanili con suono manuale. La nostra associazione, la Federazione Campanari Bergamaschi, ha proprio l'obiettivo di ripristinare il suono manuale nella maggior parte dei campanili elettrificati, soprattutto quelli che hanno una storia e una tradizione importante. Casnigo, insieme a Leffe, a Gandino e a diversi altri centri della Bergamasca, è uno dei punti di maggiore memoria storica del suono delle campane, sia campane d'allegrezza, cioè a tastiera o carillon, sia distese, cioè nel suono a corda.